avanti, passiamo alle notizie. Atrofia muscolare spinale SMA e screening neonatale. Appello al nuovo governo in carica da parte della Regione Puglia su questo importante tema che vede coinvolte molte famiglie in tutta Italia. Il primo atto del nuovo governo sia un decreto legge che preveda lo screening neonatale in tutta Italia. Se ne è parlato a Roma durante il Festival della Salute. La Puglia ha varato una legge che rende obbligatorio lo screening per la SMA. Questo semplice gesto ha consentito di effettuare lo screening su 22.000 bambini sino ad oggi ed individuare due casi che sono stati immediatamente affrontati con i farmaci innovativi. Una terapia tempestiva potrebbe persino evitare qualunque traccia della malattia nella vita di questi bimbi. Il sistema potrebbe apparire costoso, ma in realtà è molto meno costoso nel gestire la malattia in uno stadio più avanzato. Perché ci consente di intervenire immediatamente e di cambiare la vita non solo delle famiglie coinvolte, ma anche dell'intera società che si sentirà più giusta e più in equilibrio con se stessa. Oggi è una giornata importantissima e ovviamente bellissima. Abbiamo l'opportunità di raccontare l'importanza di un atto semplice come lo screening neonatale e anche di ribadire che con una forte volontà è possibile, nonostante a livello nazionale non ci sia ancora una legge che lo impone, creare delle opportunità per i nuovi nati. Noi come rappresentanza dei pazienti ribadiamo che veramente un gesto semplice come lo screening cambia radicalmente la vita sia delle persone affette, dei nuovi nati, ma di tutta l'intera famiglia. Porta serenità e opportunità di vita molto importanti. La Puglia, anche grazie alla sensibilità delle tante associazioni e in particolare di Anita Barlara che si occupano di questa particolare situazione, ha varato una legge che rende obbligatorio lo screening per la SMA, sia la 1 che la 2. Questo semplice gesto ha consentito di screenare 22.000 bambini ad oggi e di individuare due casi che sono stati immediatamente affrontati con i farmaci innovativi. Questo sistema ovviamente potrebbe apparire costoso, ma in realtà è molto meno costoso di gestire la malattia in uno stadio più avanzato, consente di intervenire immediatamente e di cambiare la vita di tutti noi, perché non solo ci sono delle vite più semplici, delle famiglie che vivranno meglio, ma l'intera società si sentirà più giusta e più in equilibrio con se stessa e con i propri valori. Puglia Wine Festival, la festa del vino e dei sapori d'autunno, presentato il programma della manifestazione a Rutigliano dal 29 ottobre al 1 novembre 2022. Il suggestivo cortile del castello di Rutigliano fa da scenografia alla presentazione della terza edizione del Puglia Wine Festival, che dal 29 ottobre al 1 novembre farà battere il cuore di Rutigliano. Il Puglia Wine Festival, festa del vino e dei sapori d'autunno, dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni svoltesi ad Alberobello con un totale di circa 20.000 visitatori, per la sua terza edizione sceglie di fermarsi a Rutigliano. Nella patria del fischietto e dell'enogastronomia si svolgeranno quattro giornate con degustazioni di vini e piatti della tradizione, mercatini, musica, animazione, arte e cultura. Il programma dettagliato della manifestazione è stato presentato ieri, domenica 23 ottobre, dai referenti dell'associazione organizzatrice Sensazioni del Sud, con i rappresentanti istituzionali del comune di Rutigliano, alla presenza anche di partner e associazioni coinvolte. Assessore alla cultura del comune di Rutigliano, cosa possiamo dire a chi verrà a trovarvi qui a Rutigliano per il Puglia Wine Festival? Innanzitutto questa è un'esperienza nuova per la città di Rutigliano. Siamo pronti ad accogliere il Puglia Wine Festival arrivato alla terza edizione. Dopo la pandemia, dopo uno stop, Rutigliano diventa il centro di questo festival che nelle prime due edizioni avrà avuto un successo incredibile e ci auguriamo che lo sia anche questa volta per Rutigliano. Rutigliano nella sua semplicità ma nella sua bellezza
raccoglie questo festival mettendo sicuramente al centro il vino, ma arricchendo le serate con le tipicità del nostro paese. E quindi abbiamo coinvolto le realtà della nostra città come la Proloco e il Loop per le visite guidate, per poter ammirare la bellezza di Rutigliano, e l'associazione Porta Nuova per poter gustare il nostro guarano buono. Rutigliano quindi si appresta a vivere il nostro centro, le nostre serate, e diventerà un momento di apertura verso gli altri paesi, quindi un momento di scambio, di marketing territoriale che sicuramente sarà importante per la nostra crescita. La presidente dell'associazione Sensazioni del Sud, Maria Angela Siviglia. Sì. Cosa dobbiamo aspettarci da questa terza edizione? Allora, buongiorno a tutti. Questa terza edizione ovviamente è su Rutigliano, invece i primi due anni è stata su Alberobello. Quest'anno appunto è una sfida per noi, in quanto Rutigliano è una nuova piazza, quindi appunto cerchiamo di coinvolgerla, essendo proprio la patria dell'uva, anche se è dell'uva da tavola, ma comunque è patria del vino e dell'uva. Per quanto riguarda le quattro serate, che vanno appunto dal 29 ottobre fino al 1 novembre, avremo intrattenimento musicale, avremo anche appunto cantine che offriranno quelli che sono i loro vini migliori, e saranno 10, appunto sono cantine che prese da tutta la Puglia. Avremo anche stand enogastronomici, ma avremo anche un carattere, abbiamo dato insomma all'evento un carattere culturale, proprio perché è un evento che si caratterizza per mostre che ci saranno sia all'interno della Torre Maestra attraverso la Proloco, ma anche attraverso altre associazioni che durante il percorso appunto intratterranno le persone con quelle che sono le loro passioni. Ovviamente avremo l'intrattenimento musicale tutte e quattro le sere, e ci saranno quattro gruppi che si alterneranno in tutte e quattro le diverse sere. Ovviamente noi vi aspettiamo dal 29 ottobre al 1 novembre, insomma sperando appunto che possiate divertirvi. Dal 28 ottobre al 6 novembre la seconda edizione della festa dell'extravergine d'oliva mattinata sul Gargano in Puglia con Experience nei Frantoi Food e Show. A mattinata, dopo il successo di pubblico e di critica della prima edizione, ritorna a Fextra la festa dell'extravergine d'oliva. La città garganica dell'olio comincia a prepararsi per la seconda edizione dei festeggiamenti in onore del re della dieta mediterranea e della tavola pugliese. L'olio extravergine d'oliva, l'oro verde della Puglia. Quest'anno gli appuntamenti di Fextra sono in programma dal 28 ottobre al 6 novembre, tra due weekend, e nell'arco di 10 giorni questo format innovativo e comunitario proporrà experience tra gli ulivi, educational e press tour, degustazioni, attività formative, visite guidate, presentazioni e convegni, mostre, workshop, laboratori sensoriali, yoga tra gli ulivi, concerti, attività di promozione dedicate alle imprese, cene, evento con tre grandi artisti di rilievo nazionale. ZES come opportunità per lo sviluppo dei traffici portuali e lo sviluppo del territorio. Le zone economiche speciali, strumento utile per attrarre nuovi investimenti in Puglia. L'apertura dello sportello unico segna un nuovo passo, segna la possibilità di facilmente insediare nuove imprese, di avere un'agevolazione non solo fiscale e economica, come ci sono già altri strumenti, ma soprattutto una semplificazione burocratica. Questa è la vera sfida su cui stiamo costruendo un'attività di attrazione investimenti, su cui stiamo lavorando anche su una tematica che abbiamo affrontato insieme al commissario o in generale agli altri assessori regionali, che è il tema dell'utilizzo degli ettari residui, ossia di apertura ad altre aree territoriali per nuovi investimenti industriali. Siamo sempre più convinti che l'insediamento industriale e produttivo dipenda dalla volontà economica del privato. Il privato debba essere aiutato, accompagnato, facilitato, in un senso che le zone di economia speciali non sono delle zone franche, sono delle zone che sono considerate particolarmente interessanti da un punto di vista anche logistico, e quindi il tema dei porti deve essere il tema prioritario su cui la Puglia lancia la sua sfida sui 1000 oltre chilometri di costa. Stiamo creando un organismo, più che, cioè ormai la ZES a noi ci va stretta. Stiamo ragionando di un sistema fortemente attrattore e attrattivo degli investimenti, soprattutto gli investimenti internazionali. Stiamo mettendo in luce la credibilità di una regione che è una delle regioni più vivaci del Mezzogiorno e che ha dimostrato di saper attirare i traffici già, perché abbiamo già visto quello che il sistema portuale pugliese è in grado di rappresentare per l'Italia, non solo per la nostra regione. Allora, questo
diciamo, palinsesto di strumenti, di cui la ZES sono un pezzo molto importante, e si sta completando con le aree retroportuali, le aree portuali, le ZES portuali, le zone franche doganali, le autorizzazioni uniche, i piani regolatori portuali, eccetera, eccetera. Deve essere conoscibile, iniziando dai nostri imprenditori e dagli imprenditori intenzionali, perché siamo sicuri che sarà in grado di attirare moltissimi e importanti investimenti qui nella regione Puglia. Le ZES sono una grande opportunità di crescita per il Mezzogiorno e per la portualità meridionale, perché grazie all'attrazione di investimenti o all'ampliamento di investimenti già presenti, vanno a sanare una delle problematiche che in qualche modo i porti del Mezzogiorno hanno, che è quella relativa alla consistenza degli impianti imprenditoriali in generale che alimentano i porti stessi. Per cui, oltre ad una grande azione di politica territoriale a livello regionale e interregionale, possono essere molto utili per incrementare i traffici portuali. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.